Anche se a prima vista non si direbbe, Bruno Tesi è morto. Poverino, così giovane, un così bravo ragazzo. Ma com'è successo? Tranquilli, ci arriveremo. Intanto posso dirvi come non è morto. Quel giorno però si trovò ad espellere Nando Lupini, detto il merda, che pur non essendo un energumeno era un abitué di risse nei locali, tafferugli allo stadio e quant'altro. Infine non morì neanche il giorno in cui scoprì che Erika, con cui era fidanzato da 5 anni, lo aveva tradito. Salì sul davanzale della sua finestra deciso a suicidarsi e dopo aver fatto un grande respiro si buttò. Il problema è che viveva al piano terra. Ma allora come è morto, direte voi? Vi ho già detto che c'è tempo. L'importante adesso è vedere dove va. Sei tutto a posto? Sì. Soddisfatta? Sì. Senti, ma com'è andata ieri? Ma è lottata normale. Hanno portato un bambino che scorreggiava un adulto di 40 anni. Era colite, Nulla lì. Colite? Sì. Interessante. Ah, sì. Dimmi un po', ti eccitano le patologie, eh? Vero? Brutta studentessa sporcacciona di medicina. Gastrite ipertrofica. Artesia biliare. Microcefalia acuta. Sindrome di Opitz. Crampomatia. Crampomatia? Sì. E che è? Me la sono inventata. Volevo di essere attenta. È bravo il mio dottore. Sì, bravo il dottore. Sì. Chi ti sembra, dottore? Sembri... Chi? Dimmelo. Sembri... George Clooney. Mio fratello! Sembra tuo fratello? Ma non ti vergogni che è morto da un mese! C'è mio fratello! Sei necrofila! C'è mio fratello! Oh, Bruno! Oh. Sembra proprio te? No. Sono il fantasma del Natale presente, coglione. Natale a maggio. Ma questo è tutto scemo. Meno male che è un dottore, va? Bruno! Ma cosa sei diventato? Non dovresti muoverti a camminare. Ah, perché poi il fatto che parlo napoletano ti sembra normale invece, Cosa sei, uno zombie? Non mi sembra. Non faccio né movimenti spastici né lamenti inumani. Né ho voglia di mangiarvi. Non ho nemmeno i canini da vampiro. E allora che cosa succede? Non lo so. Mi sono risvegliato in una bara. Ricordo chi sono, ricordo dove abitavo, so chi siete voi, ma non so cosa sono venuto a fare.
E che credevi di passarmi attraverso, coglione? No, sto solamente cercando di darmi una spiegazione razionale. Dovrò esserci per forza, eh? Sì, è arrivato lo specializzando in medicina. Come la spieghi una cosa così? Al momento non lo so, ma è l'unica visitata, no? Cosa? Cioè, niente, non c'è altro da fare, via! Tu sei pazzo! Ma cosa vuoi visitare? Hai un'idea migliore? Eh? È morto, cammina e parla. Secondo me è l'unica a farlo visitare da un dottore. E si dà caso che il dottore qui sia io. Capito te che hai preso 20 in medicina? Eh? Andiamo, Bruno, vai! Andiamo sul letto. E secondo te mi sdraio sul letto dove ti stavi sbattendo mia sorella? Vero, è comprensibile, no? Andiamo in cucina. Ti senti visito lì? In cucina? Sì. E che lo vuoi, friggere? Oddio, madonna. Andiamo, Bruno, dai. Andiamo. Ma quando la smetterai di fregare gli stetoscopi all'ospedale? Ma che vuoi che sia? È utile? No? Sì, è utile. Quindi? Fatti i cazzi tuoi. Bruno, puoi sbottonarti la camicia, grazie. E come ti senti? Come mi sento? Sì. Ma che domanda è come mi sento? Sono morto, no? Come vuoi che mi senta? In effetti... Sì, domanda un po' fuori luogo. Capirai, sono un pochino più di giri. Dillo a me. Muoio e invece che svegliarmi in paradiso mi ritrovo in una puntata di Scrubs. Caspita, non ha battito cardiaco. E non respira. Oddio, lo stiamo perdendo. Caspita. Che succede ora? Non ha pressione, Stella. Guarda, guarda. E ti stupisci pure. Ma in che situazione mi ritrovo? Cosa ho fatto per meritare tutto questo? Ah. Sarà stato per quella volta che ho lanciato un petardo in chiesa, eh? O perché ho visto 7 volte Jesus Christ Superstar? Basta, mi sono rotto i coglioni. Voglio vedere la mia camera. Ma dove vai? Bruno? Dov'è la mia foto con Maldini? La mamma l'ha data al tuo amico Fabio. Ci teneva così tanto ad averla e diceva che voleva avere un tuo ricordo. Sì, sì, certo. Come minimo l'avrà ritoccato con Photoshop e ci si è messo lui al posto mio. Oh! Oh! Ok. Ma che vuoi fare? Ma su cosa? Ancora con questo napoletano, voglio provare se sente dolore. Con questo napoletano? Mi esce, no? Cioè, non so nemmeno io il perché. Sarà la lingua dei morti. Ma te saresti un dottore, eh? Mi hai preso per un panettone? Te stai la zitta e c'è 20 in medicina. Ancora con questa storia di 20 in medicina? Se mi tocchi ti riduco come me. Ecco, allora adesso basta, tutti e due, con questa storia qui che sta degenerando. Io, cioè, direi di porre fine alla visita perché... Basta, eh? Ok? Che c'è ora? Costato il decesso.
E basta! È morto un mese fa! La caramella! Erika! Bruno? Anche stiamo morendo di nuovo. Che succede? No, ragazzi. Pensavo ad Erika, la mia ragazza. Ho capito perché sono qua. Comunque ho deciso. Devo andare da lei. Allora mi accompagnate? Bruno, ma sei sicuro? Sì, sono sicuro, lo sento. Devo andare da Erika. Ma tu ci pensi? A chi è mai capitato un'occasione del genere? Non so né perché né come, ma a quanto pare mi hanno concesso un extra. E ora so come voglio usarlo. Devo andare da lei. Allora mi accompagnate o no? Mamma mia, come mi piacevano i bondi da vivo, ti ricordi? Peccato che ho perso l'appetito. Dai Giacomo, prendi le chiavi della macchina. Ragazzi, che vi siete messi in testa? Che ti sei messo in testa tu? È il mio accappatoio e lavatrice. E l'asciugamano. Dovevo pure abbinare, no? Comunque senti Bruno, ascolta, ci puoi andare a piedi lì dalla tua donna? Sì, e chi l'ha a vedere vestito da morto? E se incontra qualcuno che conosce? Dai ragazzi, accompagnatemi voi. Va bene. Che palle, Bruno, che palle. E questa storia del morto, che palle. Ma non potevi apparirci nei sogni e darci i numeri del lotto? Eravamo tutti più ricchi. Oh, dai, scusa Bruno, dai, andiamo. Andiamo, dai, vado a cambiarmi. Alla fine sono morto anche per lei, no? Ha nemmeno 30 anni, vi rendete conto? Ora ricordo bene, però. Ora ricordo tutto. Io per Erika mi sono annullato. Ho fatto tutto per Erika, tutto. Ho rinunciato alle uniche due passioni della mia vita. Le uniche che abbia mai avuto. La Vespa ed arbitrare. Ho lasciato l'università per Erika. Mi sono messo a lavorare. Andavo in palestra, dall'estetista. Mi facevo le lampade, mi depilavo. Tutto ho fatto per Erika, tutto. Che coglione sono stato. Beh, ora Bruno, le lampade non è che si notino un granché. Il bello è che sono morto anche da cornuto. Ci credo, ha voluto fare l'arbitro, mi sembra il minimo. Scusa, Bruno. Vabbè, comunque adesso è inutile dire così, Bruno. Però te, per quella ragazza, eri diventato peggio di uno zerbino. Perché hai voluto vendere la Vespa? Perché hai smesso di fare l'arbitro? Perché te l'ha detto lei? E io ti avevo avvertito che stavi sbagliando, ma te nulla. E guarda come andava a finire. Guarda, guarda, che bella fine, eh? Comunque adesso è inutile stare a piagnucolare. Hai deciso che vuoi rivederla. E allora andiamo da lei. Sì, voglio rivederla, sì. Sapete perché mi piaceva arbitrare? Perché lì ero il padrone della situazione. Lì ero obbligato a decidere in un secondo. E ogni mia decisione aveva delle conseguenze, belle o brutte. Beh, mi piaceva andare in Vespa perché è il mio mezzo di trasporto, no? Ci potevo andare soltanto io. Se volevo andare a destra, giravo il manubrio a destra. Se mi frullava di andare a sinistra, allora giravo il manubrio a sinistra. Comandavo io.
cosa che non sono mai riuscito a fare nella mia vita. Sì, Bruno, è comprensibile questo lamento dell'oltretomba. Però ora andiamo, eh? Andiamo. Every single day I spend with you here in my dreams, I will give you a another piece of me. Because I'm the strange one, the black ship that can't fly tonight. Fly away, stop the flying. Bruno, ma sei sicuro di quello che stai facendo? Sì, sono sicuro. E devo approfittare ora che non passa nessuno. Oi, Bruno. Ma non pensi a Erika? Non pensi a come la potrebbe prendere lei? Minchia, ti vede arrivare così vestito da morto, uscito dalla tomba, come minimo gli pigli un colpo al cuore. Non credo. E poi sono convinto, so che devo farlo. Forse è per questo che sono tornato, no? Si fa sapere cos'è tutto questo asino? Ho finito di lavorare alle 6 e voglio dormire. E che cazzo? Ma lei chi è? E son Bastianelli, il fornaio. Ma chi cazzo siete voi? Sto cercando Erika. Abita qui, no? Sì, abita qui sotto, ma oggi si sposa. Si sposa? Come si sposa? Oh, maremma impestata, lurida Troia, al giardino delle cerimonie. Ma staranno già per iniziare. Ora levatevi dai coglioni e lasciatemi dormire. Grazie dell'informazione, eh? E scusi se l'ho svegliata. Ma vaffanculo, vai! Ma che bel condominio, eh? E che bei vicini cordiali e simpatici. Su, ragazzi, andiamo ai giardini delle cerimonie. Cosa succede? Ma sta lampeggiando tutto, non lo vedi? Eh sì, guarda lì, l'olio, l'acqua. Ma che olio? Ma che acqua? Mica vanno acqua le macchine. Ho fatto la benzina l'altro ieri. Coglione, da quanto tempo non cambi l'olio? Ma che olio? Mica una bruschetta, eh? Ma tu di macchina non ne capisci un cazzo, eh? Oh, senti, io sono un dottore, eh? Quello ti riesce bene invece. Ma andate a cagare, va. Bene, ora che si fa? Che cazzo? Vado a piedi, ragazzi. Come va a piedi? Devo raggiungere Erika, no? Vado a piedi, ragazzi. Sento che non ci rivedremo, almeno per un po'. Stava bello rivederti, fratellaccio. È stato bello anche per me, stellina. Stammi bene e laureati, capito? Senti, ma che farai ora? Di me non preoccuparti, ho tutta la morte davanti, no? Io vado. Guarda che lui sta andando via, ma che fa? Non lo saluti nemmeno. Oh, Bruno. Ciao, Bruno. Mi raccomando, comportati bene, eh. Sì, fidati. Ciao, ragazzi. Ciao. Fratelli, siamo qui riuniti oggi per unire Michele ed Erika nel sacro vincolo del matrimonio. Oh, ma è Bruno!
per Bruno. No. Bruno! Salve a tutti. Per chi se lo sta chiedendo, sono proprio io, sì, Bruno. L'ex fidanzato di Erika. Il cornuto, sì. Sono morto, sì che sono morto. Sono venuto solo per dire due parole alla mia ex ragazza. Dopodiché tolgo il disturbo. Definitivamente, forse. 5 anni fa, cara Erika, ti ho conosciuto. E mi sono innamorato. Per te ho fatto tutto. Ho venduto la Vespa. Ma l'ho fatto volentieri. Perché stavo con te. Ho smesso di fare l'arbitro. Perché tu non volevi. Ti dispiaceva quando mi offendevano. Ma l'ho fatto lo stesso. L'ho fatto perché tu stavi con me. Ho smesso di fare tutto per te. Ho lasciato l'università. Mi sono messo a lavorare per te. Poi, piano piano, ho iniziato ad andare in palestra, ad andare dall'estetista, a depilarmi, a farmi le lampade. Tutto per te. Venivo con te in quei posti del cazzo con i tuoi amici fighetti. Andavo nei villaggi vacanze a ballare il meneito, la colita. Muove la colita, 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 muove la colita. E perché poi? Per lasciarmi per questo coglione qua? Senza offesa, eh? E la cosa più bella? Il giorno in cui mi dici che mi vuoi lasciare, io muoio. Ma non di crepacuore, non dal dolore. Volete sapere come sono morto? Io lo so già. Lo dico lo stesso. Fino a qualche ora fa, quando mi sono svegliato, non lo ricordavo bene. Ma ora è tutto più chiaro. È stato a casa tua quel pomeriggio. Ricordi, Erika? Allora l'hai saputo. Sì. Sì, ho saputo di te, Michele. Ma sono disposto a passarci sopra. Se tu mi giuri che non lo vedi mai più. Quindi, come al solito, non hai capito niente. Cos'altro c'è da capire? Bruno, svegliati. L'anno scorso ti ho tradito con Simone, il commesso dell'Esselunga. Con Valerio, quello della Conad. E persino con Antonio, quello che scarica i surgelati al mercatino qua dietro. Cosa deduci? Che forse era meglio che andavo io a fare la spesa. Bruno, 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 sii serio, per favore. Ecco, siediti qui accanto a me. Prendi pure una caramella se vuoi. Bruno, non so come fare a dirtelo, ma devo. Voglio andare a vivere con Michele. Ci amiamo e vogliamo sposarci al più presto. Anche il mese prossimo, magari. Per questo devo lasciarti. Bruno, io e te stiamo insieme da 5 anni e tu sei così, così prevedibile, nervioso. Non ce la faccio più a stare con te. Andiamo a giro insieme e mi fai sfigurare. Ho provato ad aiutarti a cambiare, ma non c'è verso, è più forte di te. Bruno, tu con i tuoi dischi, il tuo rock, le tue cose, non ce la faccio più, sei un vecchio, io voglio vivere. Bruno, non fare così. Oddio, mi sembri un matto. Bruno, non devi reagire in questo modo. Bruno, smetti di fare il deficiente. Avete capito come sono morto? Ma ci pensate? Vi rendete conto? Lo sapeva! Zitto laggiù! Sono morto a nemmeno 30 anni. Oh. No! Dopo aver passato gli ultimi 5 anni della mia vita dietro questa stronza qui! Sai che ti dico? Che sul gozzo, oltre a quella caramella, mi ci erano rimasti un paio di vaffanculo. A te! A questo coglione e a tutti i tuoi parenti. Oh! Siate felici, bastardi. E tu,
Non fare la scena, idiota. Solo io posso morire per una caramella. Avete visto quindi quel che è successo a Bruno e siete riusciti a capire come è morto. Ma come si può spiegare una cosa del genere? Perché è tornato in vita seppur per qualche ora? Forse a volte a qualcuno viene concesso un po' di tempo in più per aggiungere qualche parola ai puntini di sospensione, per completare delle frasi lasciate a metà o per trovare da morto quel coraggio che non si è riusciti a trovare da vivo. Oppure il tutto si spiega molto semplicemente con una frase di circostanza, una di quelle frasi che si usano quando muore qualcuno. Era destino. And I will never hear the sound that makes them dance as words, as they never felt the light that burns inside. Maybe I'm the stranger, the black sheep that can't read tonight. Dream on here tonight. For every single day I spend with you here in my dreams, I will give you a of me, because I'm the strange one, the black sheep that can't fly tonight. Fly away. And as a bird can't stop to fly, and I can't stop to dream, say that I will never run with you, can't see what I see. Yeah.